Noi ci siamo convintamente, perché la tematica del cambiamento climatico, della sostenibilità, dell'ambiente c'è vicinissimo fino da sempre. Poi perché qui non c'è una posizione precostituita a cui si cerca di dare un contorno di giustificazione, ma è una contaminazione di studiosi, accademici, esperti che vengono da tutto il mondo su un tema che è centrale. C'è bisogno di tre ingredienti. Primo è molto, molto più mercato, diciamo, no? Coinvolgimento delle imprese, coinvolgimento dei venture capitalist. Secondo ingrediente, le persone, le opinioni pubbliche. E terzo ingrediente, direi, abbiamo bisogno di delle ragazze, dei ragazzi, dei giovani. Sono loro che hanno, come dimostra il manifesto, l'energia, l'entusiasmo. Tre giorni intensi di lavoro, oltre 90 esperti qui a Trento, per una conferenza che abbiamo fortemente voluto, per un impegno che il Trentino ha nel cercare di analizzare, ma anche trovare soluzioni, trovare linee d'azione per questi effetti di un cambiamento climatico ormai sotto gli occhi di tutti. Allora, innanzitutto, quando si parla di sostenibilità va da sé che ci si colleghi a Dolomiti Energia e al gruppo. Noi siamo produttori di energia 100% green, da fonti rinnovabili, oggi da fonte idroelettrica, in futuro da eolico e fotovoltaico, quindi produciamo solo energia green, quindi la sostenibilità l'abbiamo nel nostro DNA, è una frase scontata ma è azzeccata in questo caso.